Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare, volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete il link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale, sia quello mio personale. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film del 2020, Il Giardino Segreto, diretto da Mark Manden e disponibile su Amazon Prime Video. Il film è il sesto adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1910, scritto da Francis Hodgson Burnett. Parto subito col dirvi che purtroppo questo film non mi è piaciuto. Dico purtroppo perché in realtà speravo che un minimo riuscisse a stupirmi, a sorprendermi, però già non mi interessava più di tanto, ma comunque ho deciso di dare una possibilità. Purtroppo, ripeto, il film non mi ha colpito particolarmente. Infatti ha parecchi problemi, difetti legati soprattutto alla sceneggiatura. Perché dico questo? Perché quando dovrebbe approfondire determinate cose non lo fa, e questa cosa si fa sentire all'interno del film, e ve ne parlerò meglio nella parte spoiler in maniera decisamente più approfondita. Oltre a questo, anche i personaggi non vengono caratterizzati decentemente, o perlomeno qualcosina ci viene detta di loro, ma neanche più di tanto. Alla fine del film non ti resta quasi nulla, proprio perché la costruzione dei personaggi, secondo me, all'interno del film non funziona. E a parte questo, però, devo dire che qualche aspetto positivo il film ce l'ha, come ad esempio il lato visivo. Quello funziona, infatti non ho nulla da dire dal punto di vista estetico, però per il resto c'è poco altro salvabile, come ad esempio la colonna sonora mi è piaciuta e tutto il resto purtroppo non funziona. Quindi io diciamo che anche vedendo Colin Firth all'interno del cast di questo film, e nutrivo un minimo di speranze, però anche il suo personaggio non viene trattato a dovere e le interpretazioni attoriali non sono particolarmente brillanti. È vero, un minimo risalta lui, ma il problema è che non è al centro dell'attenzione, dato che la protagonista è la bambina, e quindi il film si perde un po' proprio per questo motivo. E detto tutto ciò, che altro dirvi? Io per tutti questi motivi ho deciso di dare a questo film 2,5 stelle su 5. Purtroppo non è riuscito a colpirmi, non riesco a dargli la sufficienza. E vi consiglio comunque di vederlo se magari qualcuno di voi dovesse apprezzarlo. Potrei anche capirlo perché, ripeto, qualche aspetto positivo ce l'ha, ma non basta questa cosa per salvare proprio il film. E detto questo, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler e direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler, più che concentrarmi sulle scene, vorrei concentrarmi sui temi che meritavano maggior approfondimento, ma purtroppo non è stato così. Infatti, anche i vari rapporti fra i personaggi non ti restano particolarmente impressi. Mi riferisco al rapporto fra la bambina e suo cugino, oppure anche il rapporto fra la bambina e il ragazzo che incontrerà più avanti nel corso del film. Questi rapporti non vengono costruiti in maniera particolarmente brillante, e anche quando nelle fasi più avanzate nel film, nelle fasi finali del film, ci dovrebbe essere quell'emozione, quell'emotività che dovrebbe suscitare il film nei confronti dello spettatore, secondo me non riesce appieno proprio per questa mancata costruzione dei personaggi, ma soprattutto anche della storia. E su questo vorrei soffermarmi anche per quanto riguarda il personaggio interpretato da Colin Firth, che purtroppo non è molto presente all'interno del film, e mi sarebbe piaciuto vedere il tutto dal suo punto di vista piuttosto che dal punto di vista della bambina. Secondo me il tutto sarebbe risultato molto più interessante. Infatti è proprio il personaggio interpretato da Colin Firth quello che almeno un minimo mi è piaciuto di più rispetto agli altri. E quindi anche appunto in una delle scene finali dove c'è l'abbraccio emotivo, o almeno per meglio dire sarebbe dovuto essere tale, sì, un minimo di emozione può anche esserci, ma sarebbe potuto essere molto di più se il tutto fosse stato costruito in maniera decisamente migliore. Anche il passato della bambina, il suo rapporto con appunto i genitori, i suoi genitori, soprattutto con la madre,
Anche quella parte potevano approfondirla decisamente di più. Ecco, è il difetto più grande del film, proprio questo, il fatto di non aver approfondito né i rapporti fra i vari personaggi, né la costruzione della storia, degli eventi per arrivare a quel climax finale, non viene fatto molto bene, quindi la ciambella non è perfettamente riuscita e questa cosa, ripeto, mi dispiace davvero tanto, perché non mi aspettavo, ripeto, chissà che da questo film, però un minimo di costruzione ci sarebbe dovuto essere. Ripeto, dal punto di vista visivo e per quanto riguarda la colonna sonora, non ho veramente nulla da dire perché sono i due aspetti migliori del film, però potevano sfruttare anche il contenuto in maniera decisamente migliore, ma purtroppo questa cosa, ripeto ancora una volta perché ci tengo a precisarla, non è stata fatta. E quindi, detto questo, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!